in caduta libera. Quando aprirà la porta, sai che mi dicono i miei colleghi, io non ho avuto la fortuna di fare una passeggiata spaziale, ma mi dicono i miei colleghi che hanno avuto questa fortuna, che nel momento in cui aprono il portellone e escono fuori c'è questo momento in cui ti sembra di cadere, ti sembra di rimanere, sei sospeso naturalmente, non cadi da nessuna parte, e dice che si attaccano alla struttura. Ha aperto, eccolo là. Apertura del portellone, quindi cabina depressurizzata. Guardate intanto le scaglie di ghiaccio che si staccano. Avete visto dallo stipite della porta, dal contorno del portellone. In effetti ha fatto uno step fuori sequenza. Portare indietro la sedia. Che spettacolo, questa inquadratura, questa finestra che si apre sul mondo. Adesso deve retrocedere col sedile. 27, sollevacomincia le gambe oltre la soglia. Comincia a mettere fuori i piedi. Solleva le gambe oltre la soglia della porta, vedete probabilmente già. Numero 28, tira in avanti il sedile. Ecco, i piedi di Felix Baumgartner. No way back. Ha investito parte della sua vita 29, per questo momento. Sgancia la cintura di sicurezza. C'è il mondo sotto che l'aspetta. C'è il mondo sotto che l'aspetta. Se fate attenzione lo sentite respirare sotto. Con la fame. Bravo. Mettiti in posizione. Forza ragazzo, è bellissimo. Guardate con che fatica in effetti si muove Baumgartner. Costretto nella sua tuta. Felix, un po' più avanti, così posso controllarti il paracadute. Sì. Non facilissimo alzarsi in piedi qua. Io qui capisco i tuoi colleghi Felix, che dicevano... Felix, il paracadute è perfetto. Felix, lo ripeto, ho controllato l'integrità del tuo paracadute. Il paracadute è perfetto. Handle strap is attached. A knife in proper position. A questo punto... Say Roger if it's so. Afferra le maniglie. Okay, chest pack faceplate heat is on. Make certain that's on and you got a red light. Controlla lo zaino anteriore. Luce rossa accesa. Luce rossa accesa. Okay, here we go. Item 34. Perfetto, punto numero 34. Chest pack umbilical. Controlla la parte ombelicale dello zaino anteriore. Disconnette probabilmente l'ossigeno della cabina. Alzali le comunicazioni. Oh, incredibile, incredibile. Adesso probabilmente sta parlando con la radio che è addosso e non più. E non la radio della capsula. Siamo tornati a 39.000 metri. Mentre a 39.000 metri. Però gli ha detto, attenzione, inizia un conto alla rovescia. Tubi. Puoi farmi un segno, pollice verso l'alto se li hai scollegati. Ha perso le comunicazioni. I tubi sono ancora collegati. Felix, scollega i tubi dell'ossigeno. Ok, li ha scollegati in questo momento. Ha eseguito. Perfetto, Felix. Mi fa persino tenerezza perché immagino che un uomo in una situazione come questa abbia paura. È normale che ce l'abbia ed è giusto che ce l'abbia per avere il pieno controllo delle proprie facoltà. Dovrebbe dirgli Godspeed, Godspeed. Sta cercando di accendere le telecamere, non ce la fa. Probabilmente no, l'ha fatto. Bottone rosso, l'ultima procedura prima del salto. 39.000 metri. Tutto il mondo mi sta guardando. È davvero alto quassù. E adesso vado. Vai, vai! Felix Baumgartner si butta da 39.000 metri, si lancia verso la terra in caduta libera. Eccolo, un puntino inquadrato dalle telecamere a raggi infrarossi. Nel giro di 35-40 secondi dovrebbe diventare supersonico. E probabilmente avremo il dato della sua velocità. È soltanto un puntino bianco, ma è un uomo che sta concretizzando i suoi sogni. 700 vola verso gli 800 km orari. Li supera, vi ricordo, i 1200 km orari per rompere la barriera del suono. 1000 km orari adesso. Sentite il respiro di Felix Baumgartner.
Ecco, superata la velocità. No, no, 1200. Non ancora, non ancora. Viaggia verso il 1200 adesso. Sta rallentando. Attenzione. Dovrebbe averlo fatto, è diventato verde. Sembrava che stesse girando su se stesso, è per quello che hanno tolto forse le immagini. Io non ho avuto... Ecco, ah sì, attenzione. Girando su se stesso. Attenzione, un po' fuori controllo. Fuori controllo la caduta di Baumgartner adesso. Aia. Non si percepisce più nemmeno il respiro in questa fase, per la verità. In questo caso ci dovrebbe essere il pilotino, ecco, che parte. Ecco, si è stabilizzato. Si è stabilizzato, si è stabilizzato. Oh, ecco, è tornato in posizione delta. Però sta cadendo ancora, sta grandissimo. È infinito questo momento. Credo peraltro che quella scritta verde che si è illuminata indicasse il raggiungimento. Ha parlato, fatto, ha detto qualcosa. Della velocità del suono, ha detto qualcosa. Tutto ok, tutto ok, ha detto. Ha parlato, e da terra si sciolgono in un grande applauso. C'è stato il momento di terrore quando vorticava Felix Baumgartner. Mamma mia. Felix, can you hear me? Sta controllando la sua caduta. Lo chiamano, libera. Felix, no, mi adesso, senti? Sì, adesso chiaramente sta controllando. Minute in the free fall. È infinita questa caduta, due minuti, ne ha ancora almeno tre da fare. Se dovesse perdere guardate i sensi, guardate come trema Baumgartner. È la sua voce. Keep talking, Felix, keep talking. Chiedono di continuare a parlare. Sì, li chiedono di continuare a parlare. Io ho capito che ha freddo, però. Chiaramente è in controllo, se dovrebbe essere in controllo dovrebbe girare e al massimo ribaltarsi. Yes, Felix, I hear you. Go ahead. Go ahead. Gli hanno chiesto se lo sentivano dalla base e hanno detto sì sì, ti sentiamo, continua a parlare. Go ahead, Felix, I hear you. Go ahead. Felix parla. Di caduta libera adesso. Io ho capito, ma che non avevo controllo della velocità per un po' di tempo, ma ora è sotto controllo. Quello che ho capito io, ma ancora due minuti, dovrebbe cadere così. Gli dicono: Felix, sei molto stabile, hai superato i 3 minuti e 30 di caduta libera, continua così. Un uomo lanciato a questa velocità, parli con... Dice che non vede bene. Molto probabilmente la visiera è annebbiata. The visor is fogging out. The visor is fogging out. Si sta annebbiando. Non riesce a vedere perché questo potrebbe essere un problema. Questo è un problema che capita anche a noi. Attenzione, perché tra un minuto circa dovrebbe avvicinarsi in effetti a terra. 4 minuti e 36 secondi è il record di caduta libera più lunga. Attenzione, ecco, si è aperto un paracadute. Ma è già a meno di 500 metri, non è possibile. Probabilmente ha volato ad altissima velocità. No, probabilmente non vorrei che perdo il paracadute perché non riusciva a capire dov'era e quindi ha aperto. Per avere tempo di aprire la... Ha aperto ancora di una quota certamente di sicurezza. Ma se è altissimo c'è un problema di temperatura. No, problema di temperatura perché fa freddo. Se uno apre a 4-5 mila metri fa freddo. Fa freddo. No, vabbè, è vero che la riserva dell'ossigeno a questo punto non gli serve più. No, gli serve, sopra i 4.000 metri. Però vediamo un attimino. Gli dicono comunque che io non avrei potuto fare meglio, gli dice Baumgartner. Il vento è perfetto. Si è detto 5-10 metri da nord. Cambia frequenza, parla probabilmente con una persona che si trova a terra in quell'area, che gli dà le istruzioni o comunque delle informazioni più precise. Give Mike Todd a call on this frequency. Over.
I venti sono favorevoli, quindi puoi chiamare su questa frequenza. Arriva la risposta di Felix. Ti sento, dice. A questo punto non è evidentemente che una planata controllata. This is Mission Control. Felix's current altitude under the chute is 6,600 feet. Sta passando adesso i 6,000 piedi, 1,800 metri, quindi ha aperto con grande anticipo rispetto al 2005. Eccolo! Stavolta un'inquadratura da terra. Il vento soffia verso nord. Credo che dopo la fase del panico che abbiamo provato anche noi quando l'abbiamo visto roteare instabile nella parte della stratosfera, questa sia semplicemente la discesa planata di un paracadutista normale. Forse non ha battuto il record della caduta libera più lunga in termini di tempo, ma credo che sia stato supersonico. Io ricordo sul display un 1173 km orari. Era stimata, hanno detto stimata e bisogna aspettare la conferma. Di omologarla per avere la conferma. Probabilmente non era telemetria, era la stimata. Gli dicono la direzione del vento. Stiamo arrivando a prenderti, non preoccuparti. Vabbè, questo è chiaramente un elicottero che lo sta seguendo. Sì. Winds out of the east, Felix. Winds out of the east. Che male. Dovrebbe avere la fumata, la classica fumata. Ha chiesto se stava andando nella direzione giusta e gli hanno risposto con i venti vanno verso est. Quindi lui saprà. Felix's altitude is 5,800 feet. Credo che ovunque vada a questo punto, avendo questa enorme zona desertica sotto di sé, va bene. 5.000 piedi, cioè 1.500 metri, è qui che avrebbe dovuto aprire il paracadute. Quindi avete capito certamente che lui si è trovato costretto ad aprire perché aveva un problema di visibilità e rischiava di essere disorientato, o è una supposizione? No, ha detto che aveva un problema col visore che era appannato. E quello che è successo, non lo so, ma difatti adesso il visore è alzato, è normale che uno alzi il visore a questo punto. Forse, anzi direi che ha aperto però tutto adesso. Una delle supposizioni potrebbe essere che ha pensato di aprire il paracadute per... Comunque ragazzi, quel momento in cui ha cominciato a vorticare in vite piatta è stato drammatico davvero. Qui gli sta ripetendo le direzioni del vento perché... In questo deserto qui c'è poco, di solito da su devi atterrare con questo paracadute controvento. Di solito guardi delle cose che sono sotto, una fumata, se sei vicino alla zona degli alberi, delle qui non c'è niente, quindi è importante che capisca da che parte tiri il vento perché potrebbe farsi male. Un paracadutista esperto come lui non lo capisce da solo, semplicemente ormai si sta avvicinando a terra, sta il per problema, fare la il problema flare. È che Il problema è che la direzione del eccolo, lì, eccolo là. Davvero. Baumgartner, arriva a terra. Perfetto. Bravo. Anche il nostro studio si apre in un applauso, si scioglie in un applauso meritatissimo. Red Bull Stratos. Missione ai confini dello spazio. Sembra che missione compiuta. Bentornato Felix. Sembra che i quattro record li abbia battuti veramente, dicono. Forse non quello della maggior durata di caduta libera, ma a questo punto potrebbe essere uno stimolo per farlo un'altra volta, anche se io gli consiglierei adesso un annetto di vacanza con una copertina sulle gambe davanti al caminetto, perché anche noi qua ci siamo fatti una bella sudata. Ora sono partite le squadre per recuperare la capsula che sta scendendo con un paracadute. Evidentemente sta bene, perché sì, altrimenti... Però sta inevitabilmente stanco, affannato. Ecco la capsula. Ecco la capsula che sta rientrando verso terra. Sembra la ritorno della Soyuz. Però sì, vuota quasi. In questo caso vuota, hanno fatto...